Live Social. Ritorniamo in diretta dagli studi di Radio Roma Capitale sulle frequenze di Radio Roma Capitale con Giulia Capobianco, ancora con voi fino a notte fonda, per il nostro live social, il nostro format che vi permette comunque di conoscere a 360 gradi quelle che sono le realtà professionali, le passioni, tantissimi dettagli e curiosità dei nostri professionisti che vengono a trovarci e parlano proprio qui davanti ai nostri microfoni. Ve li presento subito perché oggi sono due, non è uno ma sono due: Marco Porpora, Ivano Nardi. Ciao ragazzi, ben trovati. Salve, grazie ragazzo, grazie dell'ospitalità. Ragazzi, sono simpaticissimi, ve lo devo anticipare. Allora, intanto vi chiedo di avvicinarvi un altro pochino al microfono perché, insomma, dobbiamo ascoltare forte e chiaro questa realtà. Oggi vi parleremo di Flamboyant SRL, detto giusto? Corretta, sì, la pronuncia? Sì, correttamente. Benissimo. Correttamente. Allora, io volevo interpellare un attimo Ivano, perché Ivano, io vorrei che tu ai nostri amici, considerando che è un pubblico molto ampio, molto vasto, mi piacerebbe che presentassi apertamente proprio questa attività. Che cos'è Flamboyant? Flamboyant è un'azienda orafa. Noi abbiamo magari il concetto di laboratorio orafo, che in realtà è molto evoluto, e noi, ecco, abbiamo interpretato questo allargando e internalizzando i molteplici servizi. E lavoriamo B2B con gioiellerie, ma il motivo per cui siamo qui è perché vogliamo diffondere dei messaggi un po' innovativi. Ci occupiamo nello specifico di creazione di gioielli personalizzati e di assistenza su ogni tipologia di gioiello, da quello importante all'altro, con personale che è specializzato nei vari settori. Bene, ti fermo un attimo giusto per capire cosa si intende per assistenza, cioè in che assistenza senso? Parliamo dalla banale riparazione del bracciale spezzato, la messa a misura dell'anello, il restauro del gioiello antico, la modifica del gioiello della mamma, della nonna, insomma. Questa è una cosa molto bella, perché poi a prescindere di quello fatto su misura, che è comunque il fiore all'occhiello, anzi, visto che parliamo di gioielli, la punta di diamante, possiamo dire così. Perfetto. Perché comunque dare un servizio ex novo alle persone che ovviamente si rivolgono da voi è sempre un qualcosa in più, un quid in più rispetto a scegliere qualcosa che già sia, quindi già questo è un punto a favore. Però dall'altro punto di vista, ecco, il restauro per esempio di gioielli antichi, supponiamo che ci sia una persona molto legata ad un gioiello di famiglia e che magari non può indossare perché ha subito magari, ecco, un invecchiamento, dei danni durante il tempo, perché ci può stare, e voi invece siete lì pronti come il pronto soccorso, subito proprio siete il pronto soccorso anche dei gioielli, possiamo definirvi anche questo, diciamo. Una bella espressione. Sì. Una bella espressione, esatto. I medici del gioiello, forse, diciamo, meglio. Diciamo che essendo un laboratorio a trazione, a fortissima trazione tecnologica, abbiamo in sede 6 laser, arriva adesso 6 apparecchiature laser, sia per fare marcature, incisioni, tagli, saldature, e arriva adesso una macchina innovativa che non c'è in Centro Italia e ci permette ulteriore innovazione, e avvalendoci, insomma, coniugando know-how e tecnologia, si riesce a fare delle cose che nel passato, ad esempio gioiello antico da restaurare o che ha subito interventi maldestri, tipo saldatura a stagno, con la tecnologia si riesce a ripristinare in maniera eccellente il tutto, no? Ma non solo, ma il concetto che oggi è molto diffuso del gioiello personalizzato, lo voglio soltanto io, è di massa, quindi non i 50, 100 mila euro, i 200, i 500 mila euro di Bulgari, e con i tempi velocissimi, che oggi, insomma, io credo Amazon ci ha un po' educato a oggi lo desidero, domani ce l'ho, e io che mi programmo la vita in maniera abbastanza schematica, ma se devo fare regalo a mia moglie esco alle 6:30 della sera e voglio una cosa bella. Quindi noi abbiamo interpretato un po' questa evoluzione, e la tecnologia ci ha aiutato tantissimo a customizzare il, certo, gioiello, la tecnologia interagendo, che poi si evolve quotidianamente, quindi diciamo che è un'evoluzione continua sia degli strumenti che delle vostre idee. Esatto. Io volevo ascoltare anche ovviamente la voce del nostro Marco, che anche lui in pole position non vede l'ora di descrivere. No, adesso guarda, ti vorrei fare un complimento anche a te ovviamente Ivano: quando raccontate della vostra realtà vi si illuminano gli occhi, sì, e questo penso sia un elemento essenziale, perché senza la passione non si va da nessuna parte. Io lo dico sempre ai nostri
amici sempre, è una cosa non che vi deve prendere da dentro, no? E anche solo il pensiero di realizzare manualmente qualcosa per una persona a noi molto cara, ma farlo manualmente, non acquistarle, basta, anche lì c'è un significato profondo, più profondo, qualcosa di... Come vivi tu questa evoluzione non solo tecnologica, ma proprio di idee, no? Di progetti? È una risposta difficile, sì. Però 100 una cosa miliardi è certa. In palio, attenzione. Ah, bene. Guarda, quello che percepisco è che in questo caso c'è una realtà che coniuga diversi aspetti in modo veramente interessante. C'è la parte tecnologica, c'è sicuramente la parte orafa legata più all'artigianato, c'è la parte comunicativa, perché tante volte bisogna far anche capire e far vedere quali sono gli interventi, qual è diciamo il lavoro che si va a fare dietro al gioiello finale. E secondo me è proprio questo, l'unione che fa in questo caso la bellezza di quello di cui stiamo parlando. Guarda, sono perfettamente d'accordo con tutto quello che avete detto. Insomma, guarda, io penso che il gioiello sia una cosa, come dire, molto importante dal punto di vista non solo dei materiali, attenzione. Cioè, per me il gioiello è quello che c'è dietro: la lavorazione, l'impegno, l'unicità. E poi il significato della persona che te lo regala. Poi, maggior ragione, se tu decidi, caro Ivano, di regalare un presente a una tua figlia, a tua moglie, eccetera, comunque fatto da te è tutta un'altra cosa, progettato da te è tutta un'altra cosa. E c'è una fortissima richiesta. Quando dicevo il gioiello personalizzato di massa, è che c'è veramente una fortissima richiesta, ma anche il banale gioiellino d'argento o il ciondolino con una torre Eiffel stilizzata, o ci mandano anche i disegni dei bambini, insomma, voglio dire, noi specializziamo in quello e ci siamo, la squadra è volutamente selezionata intanto, come accennavi prima, sulla passione. Noi adesso cerchiamo un'altra figura perché siamo un ampliamento. Io dico sempre, ragazzi, vieni un giorno, assaggia, siediti lì, gioca, provare per credere, vieni una settimana e se stai lì ti piace non guardi l'orologio. È proprio lascia. Quello, non guardate l'orologio, perché quando si guarda o il telefono o l'orologio significa che ci si sta annoiando, c'è qualche problema. C'è un distacco. E se non c'è questo interesse di fondo, questa passione, come hai detto te, non ci sono né risultati imprenditoriali, ma c'è l'alienazione. Ma poi penso che dall'altra è parte è un matrimonio, anche... bisogna essere in due. Esatto, dall'altra parte penso che poi ci si alza la mattina dicendo sì, vado al lavoro, ma non con quell'entusiasmo, cosa che invece può cambiare nel momento in cui tu veramente vivi emozioni quando sei al lavoro, un po' come capita a me. Insomma. Come hai detto prima te, no? Che mi racconti? È il mestiere più bello del mondo. Dopo il nostro soft skill, però adesso ci conosciamo, vediamo un po', facciamo questa gara. Assolutamente sì. Allora, siccome il tempo sta scadendo, il tempo a disposizione, sapete, il tempo radiofonico, il tempo televisivo, insomma, sono sempre un po' ristretti. Però io voglio farvi un regalo e voglio farlo anche ai nostri amici. Lasciamo i contatti, così qualora avessero bisogno di voi, non solo per quanto riguarda le vostre realizzazioni, la vostra filosofia di lavoro e tutti i gioielli, ma soprattutto anche per lavorare con voi a questo punto, no? Mi sembra ovvio. Allora, Flamboyan su Facebook, la J, mi raccomando, la pronunciamo Y, ma si scrive J. Flamboyan sul canale YouTube, flamboyan@flamboyan.com, quindi non vi potete sbagliare anche con la mail. Flambo_only_flambo su Instagram, flamboyan.com il sito web, Flamboyan SRL anche su Google, e poi vi lasciamo anche l'indirizzo: Piazza dei Caduti sul Lavoro 20015, giusto? Monterotondo. Monterotondo, benissimo. Vi lasciamo anche il contatto telefonico, che è lo 06 9062 3479, corretto? Esatto. Bene. Allora, ragazzi, io vi voglio ringraziare tantissimo di essere stati con noi. Tornate a trovarci quando volete con le novità, le super novità. Grazie, ce ne saranno, Lidia. Sicuramente. Grazie. Un'esperienza piacevole, gradevolmente piacevole. Grazie. Amici di Live Social, voi rimanete con noi, sintonizzati su Radio Roma Capitale. Torniamo fra pochissimo. Live Social.